Ho visto, diciamo, l'altro giorno, caro Andrea, il film, sì, il film, il documentario su Rai Storia. Naturalmente, ho focalizzato, quattro, battute di Pierpaolo Pasolini. Naturalmente, un personaggio che, non ho, per un fatto storico e di data, di nascita, non ho avuto comunque la possibilità, di conoscerlo, a viva voce. Quindi un po' questa cosa mi rattrista, se non quello che ha scritto mi è rimasto. E l'unica persona con cui ho potuto parlare è stato Marco Tullio Giordano in un incontro universitario dove presentava il film Delitto Italiano. E quindi la mia curiosità, poi anche tramite un critico cinematografico, il Raffaele, ho avuto un altro momento di incontro con colui che è un giornalista che fa critiche di film su Il Manifesto. Quindi ho avuto anche un paio di volte da parte di queste persone abbastanza quindi, di un certo spessore sentito parlare di Pasolini anche da persone che quindi indirettamente e direttamente conoscono Pierpaolo Pasolini. Però l'altro giorno mi soffermo su questo, scusami Andrea se dimmi di lungo, era per osservare che ha detto quattro cose insomma, in cui come viveva naturalmente da parte del giornalista gli si poneva, ma lei il fatto che è andato su con l'età, rispetto a essere al giovane, come lo vive, diciamo, la differenza fra la giovinezza e l'essere, diciamo, per la terza età? Che il giovane, diciamo, è più un utopista e quindi in qualche modo a malincuore vive più triste la realtà. Mentre invece io che ormai ho più di 50 anni, quello che ha più o meno adesso il tempo dell'intervista, non dava l'età precisa di Pierpaolo in quel momento che veniva fatta. Però diceva, invece da adesso che ho 50 anni, logicamente la vivo con più serenità l'età che ho. E la curiosità che si poneva proprio questa differenza, cioè la serenità, la bellezza della felicità, tra virgolette, che non esiste, si ha più a 20 anni in teoria, a ragion di veduta. Dove lui ha visto il fatto che acquisiva coi 50 anni dell'ottimismo, e essendo un pessimista, insomma, uno di tanti dei pessimisti, come anche ci racconta Moravia in più riprese. Ce lo dice proprio dal fatto che dice: è per forza che c'è ottimismo a 50 anni, hai meno futuro, quindi ti fai meno speranze. E facendoti meno speranze, meno futuro, tu logicamente vivi più tranquillo e più sereno. Il giovane si fa tante speranze, tanti desideri e vede in lontananza la fine della propria vita, quindi vede tanti anni, quindi lui pensa tanto che può programmare qualsiasi cosa, questo tutto lui mette in moto tutto un fare che gli crea quindi anche un sacco di sofferenze con se stesso nel non vederle realizzate. Uno quando c'ha 50 anni non può vedere realizzato niente a livello esistenziale perché sa che già sta nella terza fase di vita, che è quello che lo porta verso la fine, quindi almeno ha un orizzonte più breve, più corto. E in questo logicamente ci rivedo sempre il suo pessimismo, però in qualche modo mi piace questa angolatura vista così, insomma, che il cinquantenne in qualche modo sta meglio del ventenne. Forse perché anch'io mi ci specchio in questo, Andrea, che il cinquantenne forse sta molto meglio del ventenne, perché avendo più un breve limitato tempo di vita, logicamente non si fa più grandi traguardi esistenziali. Si pone nel suo orticello e vive lì, insomma. L'altra cosa che aveva fatto sempre notare Pasolini, che però non ho gradito in questo caso, è che gli si poneva, diciamo, qual era la categoria sociale dove lui trovava se stesso con qualcosa che lo rendeva più, che lo appagava di più. E c'erano le tre categorie: l'analfabeta, la piccola borghesia e l'ambiente, diciamo, di lusso. Diciamo che l'ambiente alto, quello che quindi il ricco, non l'ha accennato per niente, non ha nemmeno disquisito sulla cosa, diciamo, perché forse magari era una propaganda un po' troppo
legate a quei periodi, dato che il documentario degli anni 70 ha un fattore anche politico in cui si faceva la lotta di classe, si è soffermato sul piccolo borghese e sul il contadino, l'analfabeta in particolar modo, ha voluto mettere l'analfabeta, cioè quello che è arretrato culturalmente. E lui diceva che lui era molto affascinato, diciamo, da chi è arretrato culturalmente, perché diceva che era un uomo di mondo e che quindi è una persona da prendere in considerazione perché ti dà tanto nella sua semplicità di vita. Mentre invece il piccolo borghese è colui che comunque sia è una minaccia sociale, perché è quello che crea tutto un insieme di legami, di compiacenze, di malaffare, che porta poi a far sì che una società è invivibile. Io in questo, Andrea, veramente mi sono dispiaciuto, perché non parlando dei ricchi, ma parlando dell'analfabeta, e per me comunque in qualche modo lui ha fatto sempre un po' di propaganda sua di quello di stare vicino ai bisognosi, ai poveri o a quelli che non hanno niente nella vita. Chiamandoli analfabeti, ha voluto un po' reclamare il fatto, a mettere in contrasto il fatto che lui era un intellettuale vicino, però anche chi non riusciva a percepire l'intellettualità delle sue opere, e quindi magari ha voluto anche mettere un po' di contrasto, capito, nella sua scelta, un po' come anche nel dire che l'anziano sta meglio del giovane alla fine. Ma in quello ci ho visto un po' più di ragionevolezza, un po' più di logicità in quello. Poi tutti trovano la logicità, magari anche in quello che più o meno si specchia con se stessi, naturalmente. Magari avere una verità assoluta in tasca, e chi ce l'ha, logicamente, venga anche qui. Se me la dice, io l'ascolto ben volentieri, Andrea. E ti volevo dire, perché l'analfabeta purtroppo è anche uno dei primi problemi, uno degli indicatori, spesso e volentieri, della presenza di dittature, della presenza di regimi, della presenza comunque di mancanza di democrazia, perché qualsiasi persona che vuole governare un paese e che vuole manipolare le masse, cioè, forse questo Paolo Pasolini, mi dispiace, non se l'è ricordato anche dal Grande Fratello, quindi che è un libro, è un film che ci hanno fatto, di questa grande televisione in cui monopolizza il pensiero umano, e logicamente tutti pensano in base al televisore che deve dire la notizia, che deve far comodo a chi la stessa televisione l'ha messa. E quindi l'analfabeta è molto comodo per chi non vuole che esista la democrazia. Quindi mi dispiace, Pasolini, io lo so, questo amore dell'analfabeta si sposa magari in sé per sé con la filosofia dell'analfabeta nel suo orticello, ma purtroppo poi l'orticello dell'analfabeta non è che è l'eremo su pel monte. Sul monte Andrea aveva ragione. Quel tipo di analfabeta che non sta inserito in una società, ma che vive singolarmente in un terreno disperso in 1000 km², logicamente non crea malessere a nessuno. E ti dico, quell'analfabeta è una persona che socialmente non dà problemi, non crea problemi, anzi, è una persona che magari tanto di cappello. Però l'analfabeta in sé per sé, visto come comunque sia diffuso a livello sociale, o comunque sia presente a livello sociale, crea problemi per chi è un manipolatore di persone, perché quello è sicuramente il primo della lista che si accoda per chi, naturalmente, sa ben essere con la propria comunicazione, che può essere visiva, verbale o di qualsiasi tipo, ad essere ascoltato da essi, e creare anzi anche un grande fervore. Mussolini ce l'ha insegnato, e poi anche i nostri tempi storici, anche i nostri tempi attuali, lo vediamo, insomma, Grillo adesso ultimamente, ci abbiamo avuto Bossi con tutta la sua cricca, con gli extracomunitari, ci abbiamo avuto Berlusconi con il suo milione di posti di lavori, abbiamo avuto tanti personaggi di questo genere, insomma, di questo tipo di comunicare, e quindi lì proprio lo boccio apertamente. E non so te, Andrea. E l'ultima cosa che magari mi soffermo sempre sul dire per Paolo Pasolini, in cui si poneva proprio quello che poi andò a parlare dopo, sul fatto se si sta meglio da giovani o da vecchi, era l'altra cosa.
E naturalmente il giornalista gli faceva notare che lui era un pessimista convinto. E lui ha giocato la dialettica dei contrari. Nel senso, sì, sono fortemente pessimista, insomma, sì. Però questo al tempo stesso mi dona ottimismo. Qui ha giocato proprio con le parole, insomma, ecco, volendo un po' troppo sposare nell'interezza più pensieri, comunque sia, e non dare una caratterizzazione specifica, che quindi bisogna darlo, insomma, sposi il pessimismo e non trovare poi una risposta nel pessimismo, che ancor più quindi aspiri comunque sia che ci sia sempre una speranza che ti dia ottimismo, e quindi il traguardo dell'ottimismo ti rende una persona che naturalmente dà più valore a questo termine, proprio perché nel tuo quotidiano comunque sia sei pessimista. Però questo non preclude il fatto che esiste l'ottimismo. Quindi giochi, sì, sposo il pessimismo, ma sotto magari covo che comunque sia più di quello che sta a proclamare sempre che sono ottimista giorno per giorno. Queste sono le cose che ho notato, diciamo che i punti salienti che mi sono visto di più. E poi l'ultima cosa, che naturalmente è una riflessione che voglio fare, che è quello che dice sulla televisione. Lui è molto critico sulla televisione. È critico perché dice che la televisione purtroppo non è democratica. Perché già nel modo in cui si pone nelle case della gente, comunque sia, è un subire da parte della persona che la guarda. Non c'è interagire, non si può interagire con la televisione. Tu sicuramente se lo guardi subisci in maniera passiva oppure in maniera incazzata con quello che hai visto. Però questa incazzatura fondamentalmente è una rabbia che rimane lì, ok? Che non è sfogata, se non con te stesso, ma non è sfogata, perché non la puoi verbalizzare con chi ti ha comunicato quell'incazzatura. Quindi è un po' porsi sulla cattedra. E ha un potere pesante sulle persone, perché non dà la facoltà magari di pensare, o comunque sia, se pensi non ti dà la possibilità di avere il tuo confronto. E quindi di per sé la televisione a medio e lungo termine crea problemi alle persone, non dà una vera e propria democrazia, per quanto lei si renda magari spettatrice dei problemi della gente. Però fondamentalmente è soltanto un raccoglitore per dare la propria sempre informazione o darla nel suo modo, e quindi creare quello che io mi qui unisco un altro pensatore che lo sposo di più, naturalmente, magari la televisione non c'era, quindi non c'è andato. Pasolini forse anche un attimino, anche come un po' tutti siamo narcisi, non se lo ricordo, ma io ve lo voglio ricordare, che l'ho fatto anche in altri video, l'ho detto in un video sugli aforismi, in cui, e anche su altri video, in cui Bertolt Brecht, me lo ricorderò finché la morte non mi separa, me lo ricorderò Andrea purtroppo, beati i popoli che non hanno bisogno di eroi. Forse questi popoli che non hanno bisogno di eroi, sì, si tratta della persona che può essere quella che vive nell'eremo, analfabeta che sia o no, perché anche nell'eremo magari si fa la sua biblioteca personale, fatta di piante, fatta di libri o fatta del suo vivere, perché non è che l'analfabetismo è dato soltanto perché conosce A, B, C, D, E, F, G, insomma. Però magari porta la sua conoscenza, comunque sia. E questo perché tutto ciò che dà la possibilità di canalizzare un consumo di massa o un consumo comunque sia fatto da una certa fetta di persone, è sempre un qualcosa, un potere che può esercitare come vuole, quando non vuole. E ricordatevi il motto anche di Mussolini: chi mi ama mi segue, chi mi odia, come diceva, se indietreggio uccidetemi. Se Se avanzo, avanzo, seguitemi. seguitemi. Se Se muoio, muoio, vendicatemi. Quindi questa è la cosa del messaggio. vendicatemi. Vabbè, Ve su lo questo. ripeto, se indietreggio, uccidetemi. Se avanzo, seguitemi. Se muoio, Vendicatemi. vendicatemi. Ragazzi, Andrea, ti saluto.